Parleremo in questa lezione di Terza Guerra di Indipendenza Italiana. Nel 1861, finalmente dopo anni di lotte e di sacrifici, gli italiani avevano raggiunto la sospirata meta dell'unità. Mancavano però, al pieno raggiungimento di questo obiettivo, lo Stato Pontificio guidato dal Papa, il Regno Lombardo-Veneto e il Trentino, che erano ancora dominati dall'Austria. Per il nuovo governo occupare Roma sarebbe stato molto rischioso, perché il Papa aveva un potente protettore, Napoleone III, imperatore della Francia. Era dunque più facile progettare la liberazione del Veneto. E l'occasione giunse nel 1866 dalla Prussia. La Prussia era uno dei tanti stati facente parte della Confederazione degli Stati Tedeschi. La Germania aveva cioè una situazione politica molto simile a quella dell'Italia. Era suddivisa in tanti regni, su cui l'Austria imponeva il suo patronato. Ma quando divenne cancelliere Otto von Bismarck, la situazione cambiò. La Prussia chiese all'Italia di allearsi in un'eventuale guerra contro la comune nemica. La Prussia l'avrebbe attaccata da nord, l'Italia da sud e i territori occupati sarebbero stati presto liberati. L'accordo fu firmato, anche se però non mancò un momento di perplessità da parte dell'Italia, quando l'Austria, proprio per evitare la guerra, propose al governo italiano di cedere pacificamente il Veneto in cambio di una grossa cifra di denaro. Ma mentre il governo italiano tergiversava e pensava, la Prussia attaccò e quindi l'Italia si sentì quasi costretta di scendere in guerra. Le nostre battaglie non furono un grande successo. Subimmo infatti due grandi sconfitte, una in terra, a Custoza, l'altra in mare, in una piccola isola delle coste della Dalmazia, Lissa. L'unico che riuscì a mantenere sempre alto l'onore della bandiera italiana fu sempre lui, il protagonista del nostro risorgimento, Giuseppe Garibaldi, che si pose alla guida di 28.000 volontari, a volte anche privi di divisa e dotati di vecchie armi, e riportò un grande successo in Trentino a Bezzecca, dove continuò a combattere nonostante fosse stato ferito. Quando però gli giunse l'ordine della ritirata, lui non esitò ad obbedire, con la famosa affermazione: "Obbedisco". L'esito della guerra fu comunque positivo, grazie alla vittoria che la Prussia riportò sull'Austria nella battaglia di Sadowa in Boemia. Il trattato di pace fu però per l'Italia una mortificazione. L'Austria infatti cedeva il solo Veneto, privato quindi del Trentino, nelle mani di Napoleone III, che aveva svolto in questo trattato di pace la funzione di mediatore. E questi, a sua volta, lo avrebbe poi consegnato a Vittorio Emanuele II. Nonostante l'umiliazione e la mortificazione subite, un altro pezzettino di Italia si aggiungeva all'unità. Mancavano ancora Roma, il Trentino e Trieste. Come gli italiani riusciranno a raggiungere questi obiettivi e a liberare anche tali territori lo scopriremo nelle prossime lezioni.